The New Stories. La tua informazione libera. Yannick Sinner rischia una squalifica da 1 a 2 anni per il caso doping. La WADA, l'Agenzia Mondiale Antidoping, ha presentato ricorso al TAS contro l'assoluzione del tennista italiano. Nel comunicato ufficiale si legge: l'Agenzia Mondiale Antidoping, WADA, conferma di aver presentato giovedì 26 settembre un ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport, CAS, per il caso del tennista italiano Yannick Sinner, giudicato da un tribunale indipendente dell'International Tennis Integrity Agency, senza colpa o negligenza, nonostante 2 test positivi al Clostebol, una sostanza proibita, nel marzo 2024. La WADA contesta il verdetto, affermando che la dichiarazione di assenza di colpa o negligenza non sia conforme alle norme vigenti. L'agenzia chiede quindi un periodo di ineleggibilità tra 1 e 2 anni, senza però richiedere la squalifica dei risultati già annullati dal tribunale di primo grado. Poiché la questione è ora davanti al CAS, la WADA ha deciso di non rilasciare ulteriori dichiarazioni. Sinner, che oggi, sabato 28 settembre, affronta Safiullin all'ATP di Pechino, potrebbe, in caso di squalifica anche breve, perdere tutti i trofei vinti a partire dal primo test positivo fino alla fine del periodo di sospensione, inclusi gli US Open. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.